Eccoci qua, salve a tutti. Oggi realizziamo questo ciondolo che è nato da un'idea così estemporanea. In realtà avevo in un primo momento realizzato questo ciondolo qua, però senza il Rivoli centrale. E avevo poi postato questa foto su Facebook così per chiedere consiglio sui vari gruppi Facebook. Una perlinatrice che stimo moltissimo anche perché è molto brava, Fata Morgana. E effettivamente mi ha dato una dritta che consisteva appunto nell'inserire un Rivoli centrale sulla struttura della decorazione esterna. Per questo motivo ho realizzato una prima prova e ho cercato di, insomma, stringere abbastanza bene il mio filo proprio per rendere la lavorazione abbastanza dritta e infatti il Rivoli non si infossa, è proprio in linea con la decorazione. Ho poi realizzato per il tutorial, noi realizzeremo infatti questo, un successivo schema che diverge dal primo soltanto in pochi punti, quindi cercando di perfezionarlo e di renderlo più stabile come lavoro nella lavorazione. Comunque sono veramente pressoché identici e mi auguro che il tutorial sia chiaro e che comunque come idea vi possa piacere. Per realizzarlo allora andiamo subito all'elenco dei materiali, vi serve un Rivoli da 14 che sarà poi incastonato con Antelica e rocaglie 15.0 e quindi nello specifico che cosa vi serve? Sicuramente Delica che io ho utilizzato in questo colore sul rosa chiaro DB234, poi delle rocaglie 15.0 della Toho, adesso non si legge il nome, sì, eccolo qua, Transparent Rainbow Topaz, codice del Prodotto. PH98845, ecco qua. Poi delle perline da 6, queste che sono un colore Duck Turquoise che ho preso da Perle Senco e sono della Preciosa, e poi dei Picono da 4 che ho preso tempo fa, adesso non ricordo nemmeno dove, e non ho per questi il codice, però il colore si vede e ho cercato di renderlo, è un colore simile a Rivoli, quindi non dovrebbe essere comunque difficile abbinarlo. Poi dipende chiaramente anche dai colori che volete utilizzare voi. Io ho poi scelto ancora per la mia lavorazione delle Ecco qua, delle Toho 80 Silver Lined Milky Dark Peridot, questo colore qui, e poi ancora delle Toho 110 Silver Lined Topaz e dei colori di super, un colore solo di Super Duo. In questo caso l'Opac Mix Bluewear Ceramic Look, abbastanza particolari come appunto come colorazione. Poi chiaramente ago. In questo caso io ho utilizzato per incastonare un ago da 12, ma anche perché abbiamo dei picot attraverso il quale far passare appunto il nostro filo e poi il filo della Miyuki. Io per quello che vale però consiglio, ma lo dico e lo ripeto anche all'interno dello stesso tutorial, di incastonare con il filo Miyuki il Rivoli, però poi di utilizzare un fineline per la decorazione esterna, perché altrimenti dovete fare come me, cioè passare più volte il vostro filo all'interno delle perline che avete di mano in mano inserito, altrimenti il lavoro cederà e sarà molto morbido, sia per la presenza delle Super Duo, sia perché ad un certo punto vi ritrovate con uno spazio abbastanza elevato da coprire e quindi avete bisogno davvero di dargli abbastanza consistenza. Per il resto però, a furia di stringere e tifare, il risultato vi posso assicurare otterrete. Quindi iniziamo con il tutorial. Allora, E io ho appena finito di incastonare quindi il mio Rivoli e mi sono portata lungo la seconda linea delle Delica utilizzate per incastonare ed ho inserito sul mio ago una rocaille 80. Inseriremo infatti in questo giro una rocaille 80 e un picono da 8 alternativamente per su tutta la circonferenza del Rivoli, quindi iniziamo ad inserire la prima rocaille 80. Ok, allora io quindi ho appena inserito la mia 80.
Ora dovrò inserire un bicono da 4, quindi che ho già infilato all'interno del mio ago. Adesso inserisco il mio bicono. E quindi, come dicevo prima, alterneremo una rocaglia 8-0 e un bicono da 4 lungo tutta la circonferenza fino ad aver messo 9 rocaglie 8-0 e 9 biconi da 4. Quindi ho inserito anche la terza perlina. Adesso inseriremo la quarta perlina complessiva di tutto questo giro, quindi il nostro secondo bicono, e proseguo così per tutto appunto il giro. Ci vediamo alla fine. Eccoci qui. Stiamo per terminare questo giro. Abbiamo inserito 9 biconi e 9 rocaglie da 8. In realtà il nono bicono lo stiamo inserendo adesso. Quindi, sempre uscendo da una delica del giro individuato sottostante, entreremo in quest'ultima. Quindi inserisco il mio ago all'interno della delica sottostante, la prima che abbiamo considerato quando abbiamo inserito la prima rocaglia del giro, di questo giro. Quindi inseriamo il nostro bicono e abbiamo quindi terminato il nostro primo giro. Abbiamo terminato il nostro giro con il bicono. Ora non vi preoccupate se non si sono sistemati bene i nostri biconi, perché con il giro successivo noi andiamo a sistemare. Quindi che cosa facciamo? Ci portiamo sulla prima rocaglia 8-0 che abbiamo inserito fino a questo nel giro precedente, e dopodiché lavoreremo in questo giro soltanto sulle rocaglie 8-0 ed infileremo sul nostro ago questa sequenza di perline: 2 rocaglie 11-0, una 8-0 e 2 11-0, e vado ad inserirmi col mio ago sulla stessa rocaglia 8-0, quindi uscendo però in direzione opposta da quella in cui esce il filo, facendo allora un giro sulla stessa rocaglia 8-0 che prendiamo in considerazione, e vado a formare questo primo petalo. Stringete ovviamente bene. Dovete fare in modo che la rocaglia 8-0 che mettete sia abbastanza in linea con la rocaglia 8-0 sottostante. Dopodiché passate il filo sul bicono che vi trovate immediatamente successivo. E stringete, e in questo caso oltre a tirare bene il filo, fate anche in modo che il bicono si posizioni meglio ed inserite il vostro ago di nuovo sulla rocaglia 8-0 successiva. Adesso il passaggio non fa altro che ripetersi, ovvero metteremo un'altra volta 2 rocaglie 11-0, una 8-0 e 2 11-0. Questo modo, ed andremo di nuovo ad inserire il nostro ago in direzione opposta da quella per la quale il filo esce. Quindi facciamo di nuovo un giro sulla stessa rocaglia 8-0 ed inserisco quindi il nostro secondo petalo, e continuiamo così per tutta la circonferenza. Eccoci qui, stiamo per finire questo ulteriore giro, quindi inseriremo le ultime rocaglie 11-0, la rocaglia 8-0 e le altre due 11 sul nostro ago. Faremo come al solito il giro sulla rocaglia 8-0, collocheremo la rocaglia nuova 8-0 sulla 8-0 sottostante, raddrizziamo il bicono. E adesso facciamo un giro lungo le perline del primo giro, quindi
Il Bicono, passo il ago sul Bicono, sulla rocaiotto 0, sul Bicono di nuovo per dare più consistenza. Allora, abbiamo finito quindi di passare con l'ago intorno alle perline. Adesso siamo pronti, una volta completato il nostro lavoro, ad iniziare un nuovo giro, inserendoci quindi mi sono portata da questo bicono a queste due rocaille, sono passata sulla rocaille 8-0 successiva e poi sulla prima delle rocaille 11-0 di questa colonna. In questo spazio, cioè sotto il bicono, io inserirò due super duo della colorazione scelta e andrò a collocarmi sulla prima rocaille 11-0 della colonnina successiva. Ed inserisco quindi la mia prima coppia di super duo. Il passaggio successivo è quello di inserirmi con l'ago sulla 8-0 successiva. E sulla prima 11-0 della colonnina successiva. Ripeterò questo passaggio per tutto il nostro la circonferenza del nostro Rivoli. Qua, anche in questo caso, deve essere tirato molto bene il filo. Con il fineline tutto questo è superfluo. Quindi continueremo allora a lavorare in questo modo, mettendo sempre due super duo sul nostro ago e inseriamo e ci portiamo, voglio dire, sulla 11-0 della colonnina successiva. E tiriamo bene e ci vediamo quindi alla fine del giro. Abbiamo quindi terminato il nostro giro con le super duo. Ho passato il filo di nuovo sulle perline appena aggiunte. Adesso il nuovo giro portandomi sul forellino superiore della super duo. Inserisco una nuova super duo sul nostro ago e questa nuova super duo la vado a collocare tra le due super duo di prima per fare quindi un piccolo raggio. Allora, tra lo spazio che mi rimane qui, quindi sotto la 11-0, 8-0 e 11-0, devo inserire 4 rocaille 11-0 sul mio ago. E collocarmi esattamente sulla super 2 successiva, formando così questo motivo. E questo discorso lo farò, lo ripeterò per tutto il giro. Anche qua va osservata la solita accortezza, cioè poi passare bene con il nostro filo sulle perline per dare più consistenza al lavoro, sempre se non usiamo il Miyuki. Ci vediamo quindi alla fine. Quindi ho completato il mio giro, mi sono portata con il mio ago sulla forellino superiore della Super Duo, ho cercato di stringere bene il lavoro per compattarlo ed adesso iniziamo un successivo giro che sarà composto da questa sequenza. Metteremo cioè sul nostro ago una rocaille 11-0, una 8-0, una perla da 6, una 8-0 e di nuovo una 11-0.
Questa sequenza andremo a collocarla sulla super 2 immediatamente successiva, passando per il forellino superiore e tiriamo bene. Questo è il passaggio che dovrò fare per questo giro. Quindi di nuovo metterò sul mio ago una 11-0, una 8-0, una perla da 6. Una 8-0, una 11-0 e appunto mi sposterò sul foro superiore della Super 2 immediatamente successiva. Qui anche qua dovremo osservare l'accortezza di sempre, cioè tirare molto bene il filo. Ci vediamo quindi alla fine del giro. Abbiamo appena finito il giro e passeremo ancora con il nostro ago su queste perline appena aggiunte per irrigidire come al solito il lavoro. Ci vediamo quindi alla fine di questo passaggio. Se avete il Fairline, ripeto, tutto questo è superfluo. Ho compattato il mio lavoro, quindi adesso sono pronta per un nuovo giro. Mi sono portata sulla 8-0 che va a circondare la perla da 6 ed inserirò sul mio ago 6 perline rocaille 11-0. Quindi 6 perline rocaille 11-0 e da questa 8-0 andrò ad infilarmi in questa qui, cioè quella successiva che circonda quindi andrò a inserirmi su questa qui. Ho facendo quindi il mio primo archetto. Ora, quindi da questo spazio che mi rimane, quindi sotto la 11.0, la Super 2 e la 11.0, dovrò inserire una rocaglia 15.0, un bicono da 4 mm e una rocaglia da 15.0. E vado ad inserirmi sulla 8-0 della perlina da 6 successiva. E questo è il passaggio che faccio per tutto il giro. Quindi quando mi trovo sotto voglio dire una perlina da 6, inserirò questo archetto di 6 rocaio 11-0. Quando invece mi ritrovo una 11, una super 2 e una 11, inserirò una rocaglia 15-0, un bicono da 4 mm e una rocaglia 15-0. Questo per tutta la circonferenza del nostro ciondolo che companteremo man mano che lavoreremo. E questo è quello che otteniamo alla fine del giro. Adesso dobbiamo, per l'ultimo quindi passaggio, portarci lungo la terza rocaille 11-0 che abbiamo inserito nel giro precedente, quindi quello dell'archetto, inserire 3 rocaille 15-0, quindi della colorazione in questo caso scelta, e poi passare sulla stessa terza rocaille 11-0 del gruppetto di 6 appena inserito. Quindi entrando in direzione opposta dal verso del filo, in questo senso qui. Arrivando quindi a formare un primo picco, poi ovviamente tireremo anche bene il filo e sistemeremo gli archetti meglio sulle nostre perline. E questo è un passaggio che va anche a sistemare le ultime perline inserite nel giro precedente. Quindi vado ad inserirmi poi sulla rocaglia 15.0 successiva, stringo, passo sul bicono e sulla 15.0. E stringo bene, quindi passo sulla punto qui, poi passo sulla 8-0 e risalgo, passo sulla 8-0 e risalgo
sulle prime tre rocaie 11-0. Poi inserisco un'altra volta qua in cima 3 rocaglie 15-0 e entro nella stessa terza rocaglie 11-0 del gruppetto di 6 aggiunto nel giro precedente per andare quindi a formare un altro picot, il secondo. E continuo questa lavorazione per tutto il giro, stringendo anche, stirando molto bene il filo. Ci vediamo alla fine. E questo è alla fine come si presenta il nostro ciondolo terminato. Ho cercato di irrigidire abbastanza bene la lavorazione in modo tale che il rivoli non si affossasse. Ho sistemato i picot come meglio, ecco, potevo, con il filo Miyuki appunto. Però ecco, sono soddisfatta del risultato perché comunque non si è affossata la lavorazione, non è uscita nemmeno larga, quindi abbastanza rigido, mi piace. Abbastanza in linea, quindi insomma mi convince. E poi ho messo questa solina, quindi alla fine dell'ultima perlina da 6 non ho inserito un picot, bensì una solina per farci passare poi un gancetto, insomma poi per realizzare quello che sarà poi una collana. E quindi il tutorial è terminato. Mi auguro che questo tutorial vi sia piaciuto. Non è stato per niente facile farlo, registrarlo, perché ho avuto un po' di inconvenienti in questo oggi, insomma. E niente, ecco, questa è la versione che avevo fatto prima. Ringrazio ancora Fata Morgana per diciamo, per la dritta che mi ha dato e niente, mi auguro insomma che tutto questo vi sia gradito e alla prossima, un bacio.